molto bene, Bill. Tieni duro. Al riparo! Presto, presto! Tieni, a non usarla contro di me. Ah! Resisti, resisti, andrà tutto bene. Fammi dire la verità. Tutto bene. Tranquillo, te la caverai. Signorina Rowan, spero di non disturbare. No, no, affatto. Tu sei il famoso Billy Kid, vero? Sì, sono io. Ti prego, accomodati. Grazie. Cosa posso fare per te? Ecco, non so da che parte cominciare. Sputa il rospo, è il miglior modo che conosca. Va bene, si tratta di Lou. Non ho intenzione di intromettermi, ma da quando lei è arrivata qui, Lou non è più la stessa. E pensavo che lei potesse... Dirti perché la mia presenza la fa preoccupare così. Sì. Non lo so. Perché non lo chiedi a lei? Io l'ho fatto, ma lei non vuole parlarne. Allora neanch'io posso risponderti, ti pare? Ha ragione. Cosa ci fai tu qui? Tu non vuoi dirmi cosa c'è che non va? Vattene! Lui, io non... Ho detto fuori! Non credi di essere stata un po' dura con lui? È un problema mio, non tuo. Secondo me sei fortunata. Sì? Per quale motivo? Ad avere qualcuno che si preoccupa di te. Andiamo, Travis ci starà aspettando. Ottimo pasto, ma purtroppo il locale è poco intimo. La prossima volta potremmo invitarti a cena a casa nostra. Oh, scusami. Credo di aver lasciato la scatola dei sigari. Oh. Non andar via. Ti senti meglio? È un uomo delizioso. Non credevo che fosse più possibile, ma io credo di essermi innamorata. Charlotte, ma che dici? Lo conosci appena. So che è serio, carino, romantico e anche un po' goffo. Io non posso non amarlo. Non so, mi pare che tu stia affrettando un po' i tempi. Louise, ho sempre sognato di stare con una persona come lui. È molto tempo che desidero avere anch'io una vita normale, come chiunque. Non c'è niente di male in questo. Spero di non avervi fatto aspettare troppo. Vuoi un sigaro, Lou? Oh, no, grazie. Io devo tornare alla stazione. Grazie di tutto. È una giornata particolarmente bella, signorina Rowan. Che ne dice di una passeggiata per le strade della nostra bella città? Dico che è una bellissima idea, signor McKay. Devi venire con me immediatamente.
Ma cosa è successo? Affari di famiglia, non c'è tempo per spiegazioni. Che cosa sta succedendo? Wix non è morto. È qui. L'ho visto entrare nel saloon. Ma come mi avrà trovata? Non lo so, ma credo che sia stata tu a guidarlo qui. Cosa vorrà? Questa volta non mentirmi. I suoi soldi li ho rubati. Li ho presi perché erano miei. Non è niente in confronto a quello che lui ha fatto a me. Tu lo conosci bene, Louise. Io con lui non potevo più vivere. Io ti ho aiutata, adesso tu devi aiutare me. Per favore, farò tutto quello che dici. Non posso tornare con lui. Prendo due cavalli. L'aspetta qui. Farò in un minuto. Oh mio Dio. Bene, sono contento di vederti. Partiremo domattina. Non tornerò a vivere con te. Non ritornerò mai. Non credo che tu abbia altra scelta. Hai rubato tutti i miei soldi. Ho qui con me un mandato per il tuo arresto. Quindi ti conviene restituirmeli e tornartene a casa con me. Ma che diavolo... Non muovetevi da lì! È pazza, è solo pazza, mi credo. Charlotte. Cos'è stato? Non lo so, hanno sparato. Oh mio Dio! Anche se non è stato proprio lui, è comunque lui che l'ha spinta a farlo. È stato lui a ucciderla e tu lo devi arrestare. Lou, appena lo trovo gli parlerò. Ma c'era anche un altro uomo. Lei ha preso la pistola e poi si è sparata. Lui dice che sembrava una pazza e che nessuno ha fatto niente contro di lei. Charlotte diceva che lui la stava perseguitando. Perché lei aveva quei soldi e lui avrebbe fatto qualunque cosa per riaverli. Chi è questo Wix, lo sai? So che lei lo conosceva. E tu no? Lou, c'è qualcosa che mi nascondi. Che cos'è? Niente di importante. Perché non lo fai giudicare a me questo? Mi dispiace, non posso. Se non mi dici quello che sai, come diavolo credi che possa darti il mio aiuto? Perché non posso, va bene? Ah, le donne. Un po' di giorni ancora, è un carico di più, prima di arrivare nella mia casa del pentolo. Cosa? Picchiaia, chiato ma. Beh, se non ti piace, canta tu. Va bene, sai cantare. Ma le parole sono un po' buffe. Era tanto bella, non è vero? Sì. Quella donna aveva un gran cuore. Un sentimento. Scusatemi. Lo conosci, Lou? Lo conoscevo. Mi scusi, questo è un momento terribile, ma la signorina era un'amica di famiglia. Stavo pensando, lei conosce quel giovane laggiù? Quello è lui, il cugino di Charlotte. Lou. Grazie. Ciao, Rachel. Ciao. Beh, io credo che andrò a cambiarmi. Lou.
Otis ha portato via le sue cose dall'albergo. Scusami per essere andato a trovare Charlotte, non avrei dovuto chiederle nulla. Perché lo hai fatto, Kid? Cosa pensavi di scoprire? Non lo so. So solo che la sua presenza ti ha sconvolta. Non era colpa sua. Lei era mia amica. Lo non voglio assillarti, davvero non voglio. Ma sono molto preoccupato per te. Lo so. Non posso proprio farne a meno. Kid. Non andartene. Sta tranquilla, non me ne vado. Louise, brutti sogni. Perché sei ancora in piedi? Per lo stesso motivo per cui ci sei tu. Mi fai compagnia? Quell'uomo al funerale. Chi è? Il suo nome è Wicks. Siediti. Puoi anche non parlarne se non ne hai voglia. Non lo so. Forse è ora che lo faccia. Dopo che lasciai l'orfanotrofio, andai a St. Joe. Era un brutto inverno e avevo bisogno di un lavoro. Wicks mi promise un aiuto. Mi portò in una casa. C'era un gruppo di donne che viveva lì. Charlotte fu l'unica ad essere gentile con me. Mi dettero un lavoro come lavandaia e solo dopo un po' sono riuscita a capire che posto fosse. Che cosa ti ha fatto quell'uomo, Louise? Una notte, circa un anno dopo che ero lì, lui entrò nella mia stanza. Non devi sentirti colpevole.
la mattina dopo, Charlotte mi fece fuggire da lì. Mi dette un biglietto per la Corriera per St. Louis. E dopo, quando sono arrivata, ho tagliato i miei capelli e mi sono vestita come un ragazzo. Così sarei stata più al sicuro. Hai fatto bene. Sai, non l'ho mai ringraziata. Non mi importa chi ha premuto il grilletto. È stato Wicks, Rachel. Nessuno può biasimarti se lo odi.